Buonasera a tutti gli utenti collegati e quelli che si collegheranno nel corso della nostra diretta. E oggi siamo qui per il primo appuntamento del 2022 e ce ne saranno altri che seguiranno ovviamente durante l'anno la nostra piattaforma. Oggi siamo qui perché Sguardo al Futuro è più di un anno che vuole proporre alla città un programma serio. A ottobre abbiamo avuto la nostra opportunità, che ovviamente non è andata come immaginavamo, ma questo non ci ha buttato giù di morale. E le elezioni abbiamo perse, però le idee, i programmi e gli obiettivi sono rimasti stessi e abbiamo la stessa voglia di affrontarli. Oggi siamo qui per proporre un'azione politica nel territorio di qualità. Di qualità perché è fatta di competenze e di obiettivi seri. Nel nostro programma e nei tavoli di lavoro abbiamo parlato del tema della cultura e dei percorsi naturalistici. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, un percorso molto importante è il percorso Coleman. Che secondo noi è una realtà da valorizzare. E oggi siamo qui per capire ciò che non è stato fatto e ciò che potrebbe essere fatto in più. Per capire tutto ciò ci aiuterà la nostra dottoressa Maria Antonietta Orlandi, già candidata 8 ottobre nella lista di Sguardo al Futuro. È stato per il movimento un grande bagaglio di competenze e di cultura e si è messa al servizio sia del movimento ma anche della città. A te la parola, dottoressa Antonietta. Allora, buonasera a tutti i telespettatori. Mi presento, sono Antonietta Orlandi e sono da anni lavoro presso la Biblioteca di Santa Scolastica di Subiaco. Quindi ho avuto modo di conoscere bene il territorio e sono decisamente appassionata della nostra terra. Allora, dovendo valorizzare quello che è il percorso Coleman, mi sembra giusto intanto entrare subito nel merito e dire perché Coleman prende il nome da Charles Coleman, il maggiore dei paesaggisti inglesi presenti a Subiaco e nei dintorni, che sposò, sentite questo, che ci fa molto onore, con il rito cattolico Fortunata Segatori, la più celebre modella romana del tempo, originaria di Subiaco. Egli fu autore di innumerevoli acqueforti, ma fu soprattutto un valido pittore. Il percorso Coleman parte dalla villa di Nerone e, fiancheggiando il fiume Aniene, arriva fino a Comunape. Per convenienza, si include in questo percorso anche la parte iniziale, il tratto del lungo fiume, a cominciare da Subiaco. Questa è appunto la gola dell'Aniene dove snoda il percorso Coleman, come vi dicevo, e che poi man mano vi illustrerò. Dovendo parlare del percorso sia nella letteratura che nell'arte, e soprattutto dello spettacolo paesaggistico che appariva agli occhi degli aviatores che arrivavano nel secolo XIX a Subiaco e dintorni, per rendere più costruttivo il mio intervento, ho preparato delle slide relative ad incisioni degli artisti del Grand Tour. O meglio, in questo caso, Petit Tour, che hanno avuto come soggetto Subiaco e la Gola dell'Aniene. Preferisco fare subito una piccola sottolineatura, perché non Grand Tour e lo chiamo Petit Tour? Perché per Grand Tour generalmente si indicano quegli artisti che si sono spinti fino ad arrivare a Tivoli. Da Tivoli in poi si chiama Petit Tour, ma non perché gli artisti che hanno superato questo limite siano di un calibro minore, anzi, ma semplicemente per una questione di territorio. Su ogni slide, come in questo caso, e prendiamo ad esempio questa che noi abbiamo inviato, che la regia ci mette in evidenza, noi abbiamo, per evitare di ripetere ogni volta il nome dell'artista ed appesantire la mia descrizione, ho riportato il nome dell'autore, che voi vedete in basso, e il titolo dell'opera da cui è tratta l'illustrazione. Su alcuni dove sono stata fortunata sono riuscita a mettere anche la data. Le incisioni che vi propongo sono di artisti tedeschi come Johann Reinhardt, William Gehl, Frommel, Geyer, francesi Auguste Victor de Rouen, Carl Johann Bismarck, Bourgeois, Coigné, Philippe Benoit, e anche inglesi William Brockdon, Charles Yoffes, Ulmandel,
Dei Edgar Lire, che riproducono artisticamente quanto poeti e narratori, parlando della Valle dell'Aniene, hanno descritto nelle loro opere. Contemporaneamente, quindi, posso citare i testi di poeti e letterati e proiettare incisioni degli artisti sopra elencati per restituirvi suggestione del tempo che fu. Mi scuso anticipatamente se avrò qualche difficoltà nel coordinarmi. Forse pretendo troppo, ma l'intento è rendere proprio più chiara e possibile e piacevole la mia esposizione. Non c'è da stupirsi se tanti artisti hanno trovato ispirazione nella valle. Con orgoglio non posso fare a meno di ricordare che già nell'antichità classica, Subiaco, la nostra città, che deve il nome alla villa di Nerone Sublaquium, viene ricordata in opere certamente fondamentali di autori quali Plinio il Vecchio, Tacito e Frontino. Plinio il Vecchio, e qui vediamola nella Naturalis Historia, descrive l'Aniene e i suoi tre laghi. In questa incisione voi potete vedere che quello è uno dei laghi appunto costruiti da Nerone. Poi, in maniera un pochino fantastica, su in alto noi vediamo Santa Scolastica, e quello è il monastero di Santa Scolastica. Quindi Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia descrive l'Aniene e i suoi tre laghi. Tacito, negli Annales, ci parla del luogo ancora con più dovizia di elementi. Ed infine abbiamo Frontino, che decanta la limpidezza dell'acqua, qui lo vediamo nella successiva slide, già è ancora utilizzata per rifornire gli abitanti di Roma. Qui vediamo giusto appunto il laghetto di San Benedetto in alto, il monastero. Questa è un'incisione di Dei inglese. Ma l'evento prodigioso che caratterizza e determina il nostro sito in maniera decisiva non solo per l'aspetto spirituale, ma anche per quelli relativi al territorio e alla scelta da parte di Benedetto da Norcia della grotta presso Subiaco, quale luogo della sua ricercata solitudine e quale rifugio, quasi fosse un grembo materno per rivivere una seconda nascita dall'alto. L'incisione infatti di Dei, come vedete, ci restituisce magnificamente questa sensazione. Andiamo avanti. Ciascun artista mette in risalto la particolare bellezza del luogo, del topos espressa dalla luce riflessa dall'acqua del fiume Aniene, oppure o in un momento impetuoso e schiaffeggianti rupi ed anfratti, a volte invece calmo, lambente rami e fogli in una infinita varietà di colori e atmosfere. Qui abbiamo giusto appunto un'incisione di Reinhardt che si è adoperato proprio nel rappresentare il lungo fiume dell'Aniene in più occasioni. Questo luogo. Andiamo avanti con la prossima slide. Questo luogo è sempre stato caro nel corso dei secoli, sia ai santi che hanno dimorato nella Valle Santa, sia al pastore transumante che trova ristoro nella fresca penombra degli anfratti, sia al colto viaggiatore e in particolare, come abbiamo detto, agli artisti del Grand Tour che andavano alla ricerca del paesaggio incontaminato per esprimere, qui cito Rousseau, l'indefinito stato d'animo che un certo paesaggio suscita. Continuo con la citazione di Novalis. Tutto in lontananza diventa poesia. Monti lontani, uomini lontani, eventi lontani. Tutto diventa romantico. Numerose stampe furono eseguite in questo periodo, disegni di artisti provenienti da diverse nazionalità europee, sia come vere cartelle, sia come illustrazione destinata ad arricchire quelle che erano le guide che andavano diffondendosi appunto nell'ambito del Grand Tour. Era quest'ultimo un nuovo modo di adoperare e di adoperarsi che metteva insieme l'editore, lo scrittore e l'artista per favorire l'interesse per un determinato luogo particolarmente significativo, soprattutto dal punto di vista paesaggistico. Nella valle gli artisti trovavano sia quel paesaggio naturale così magico e prodigioso da far risorgere loro qualche riflesso della divinità, qui appunto vediamo su in alto campeggia il Sacro Spego di San Benedetto, sia i complessi architettonici del Sacro Spego e degli altri monasteri benedettini, così ricchi di rimandi ed evocazioni al trascendente, in grado di condurli ad una sorta di unione mistica con la natura. Oggi noi questo tipo di percorso lo chiamiamo turismo. Allora era il viaggio, il Grand Tour. Era un vero pellegrinaggio artistico nel territorio di Subiaco, determinato per l'amore, per l'arte, l'archeologia, per il disegno e la pittura, ma soprattutto da quel connubio di arte e natura così caratteristico.
Furono gli inglesi a chiamarlo tour, i nuovi ricchi dell'epoca, in quanto tali più disposti a spendere. Anche però è ovviare ad un imbarazzante complesso di inferiorità culturale. Il viaggio, che durava mesi, serviva per affinare i loro gusti, migliorare i loro modi e concorrere a formare un perfetto gentiluomo. Artisti inglesi aprirono in Italia i loro studi e volentieri si prestarono ad accompagnare in campagna i giovani allievi per impartire loro lezioni di disegno. Questi paesaggisti, numerosissimi, rendevano in immagine di stupefacente semplicità la natura pura, non turbata dall'intervento costruttivo, a volte purtroppo rovinoso, dell'uomo, di cui abbiamo un esempio lampante nella villa di Nerone, che letteralmente nei secoli è stata depauperata dei suoi marmi e delle sue originarie ricchezze. Il maggiore, qui andiamo avanti, il maggiore paesaggista inglese presente su Biago nei dintorni fu Charles Coleman, come vi ho detto, già citato all'inizio. Egli fu autore di innumerevoli acqueforti, ma fu soprattutto un valido pittore insieme ai figli Enrico e Francesco, che seguirono le orme del padre. Enrico Coleman, l'immagine successiva, per cortesia alla regia, l'immagine successiva chiedo, in particolare ci ha lasciato un dettagliato resoconto dell'escursione effettuata insieme ad alcuni soci della sezione romana del Club Alpino sui Monti Simbruini dal 12 al 15 aprile del 1881. E qui vediamo uno straordinario dipinto. Potete già vedere, forse qualcuno che riesce a catturarlo si rende conto che stiamo parlando della Trinità, che egli realizzò più tardi, ed esattamente il 2 giugno 1901, quello del Santuario della Santissima Trinità, nel giorno della solennità della festa, così realisticamente descritto, ponendo in primo piano la visione delle compagnie. Quali sono le compagnie che scendono giù e si avvicinano verso il santuario, confondendosi nella terrazza naturale che sovrasta la parete rocciosa enorme e carica di mistero. Per l'occasione mi piace riportare un brano del suo resoconto, e qui descrivo il viaggio che lui fa partendo da Subiaco. Questo è il suo diario. Leggo: il 13 alle 5:30 partiamo da Subiaco con un tempo splendido, respirando a pieni polmoni l'aria fresca ed esilarante d'un mattino di primavera e purificata dal temporale. Gentilmente vorrei la prossima slide. Allora, partiamo da Subiaco con un tempo splendido, respirando a pieni polmoni l'aria fresca ed esilarante d'un mattino di primavera e purificata dal temporale di ieri sera. Appena usciti da Subiaco, la strada comincia a salire. La prossima slide. Passiamo il convento di Santa Scolastica, che più che convento di umili servi del Signore, ha l'aspetto di immenso castello feudale. Qui si lascia ad una sua considerazione. Fra l'altro è bellissima questa incisione di bourgeois francese. Poco dopo notiamo successivamente le tre dighe naturali, ora sfondate dell'Aniene, che formavano anticamente i tre laghi. Si scende di nuovo fino in fondo alla valle dell'Aniene, incassata qui tra le ultime pendici di Monti Livà del boscoso monte Carpineto. Sì, il paesaggio è, la slide è successiva per cortesia alla regia. Il paesaggio è grandioso e delizioso. Le pendici sono ricoperte da boschi di carpini e dai loro burroni salgono lentamente certe nuvolette bianche che vanno a rompere l'azzurro limpido del cielo. E proprio riconducibili a questo periodo sono le descrizioni non solo pittoriche, ma anche letterarie di famosi e meno famosi viaggiatori che giungevano dal nord Europa a visitare la valle. Qui vediamo Goethe. Così scriveva Goethe nel viaggio in Italia. Qui è rappresentato Goethe nella campagna romana, in un dipinto. Scriveva Goethe nel viaggio in Italia, avventurandosi fino al margine del nostro territorio. In questi giorni sono a Tivoli ed ho visto uno dei primi spettacoli della natura. Le sue cascate con le rovine e tutto l'insieme del paesaggio appartengono alle cose la cui conoscenza ci arricchisce nel più profondo. Dobbiamo riflettere che il passato è stato grande. La regione è amenissima. Ad ogni passo si offrono al disegnatore dei soggetti stupendi. Il panorama è sterminato. Qui si trova sempre qualcosa di nuovo e di seducente. Andando avanti, citiamo Lord Byron nelle Lettere dell'Italia, ci descrive invece l'humus umano dell'ambiente italiano. E qui a Byron chiedono di scrivere un libro sui costumi italiani. E
E lui così risponde all'interlocutore inglese: mi chiedi di un volume sui postumi in Italia, ma ci sono molte ragioni per cui non desidero dare alle stampe questo soggetto. Qui ci troviamo di fronte a un'incisione di Pinelli e vengono riportati giusto appunto i costumi di Subiaco. Ho vissuto nelle loro case e nel cuore delle loro famiglie, a volte semplicemente come amico di casa, a volte come amico del cuore della dama. E in nessun caso mi sento autorizzato a fare un libro su di loro. La loro morale non è la tua morale, da inglese. La loro vita non è la tua vita. Non lo capiresti. Non è inglese, né francese, né tedesco, che capiresti appieno. Ad esempio, è chiarificatore quanto Hébert deve faticare per ottenere la fiducia delle Servarol. L'immagine successiva, per cortesia, la regia. Queste nascondono anime che la povertà ha reso suscettibili e scontrose. In questo caso noi abbiamo delle modelle di Cervara. Le ragazze di Cervara rifiutano anche solo l'idea che il loro ritratto possa mettersi in fila col ritratto di quelle che considerano, e qui cito, sfrontate modelle romane. Ad Hébert occorrerà tanta pazienza per far cadere i loro pregiudizi. Intanto deve accontentarsi di dipingere paesaggi lasciando le figure. La matita del pittore sorprende a volte una ragazza che attinge l'acqua, una stradetta tortuosa nella quale si inquadra una passante. Le anziane, attente custodie della virtù delle figlie, le spiano con occhio di Cerbero, mentre queste ne temono i rimbrocchi e soprattutto temono anche la vendetta dei fidanzati. Merita in questo caso un breve cenno la modella rosa nera, quella che vediamo sulla destra. Spesso Hébert vedeva alla fontana una ragazza molto bella, soprannominata Rosa Nera, che opponeva alle sue attenzioni il più disdegnoso disprezzo. La fiera Cervarola accettò di posare per l'artista solo dopo che questa venne sedotta e partorì un figlio mentre era a lavoro nella campagna romana. Poiché umiliata ed oppressa dall'onta del disonore, era per il paese una vergogna, era una scomunicata, ormai prestare il suo volto al pittore non era più per lei un problema. Anzi, col tempo, i bellissimi disegni dell'artista restituirono fiducia alla giovane che recuperò l'amicizia delle compagne, mista a una segreta invidia. Posare per il pittore non fu più un disonore, ma una distinzione ambita. La posa si fece sempre in costume e la decenza fu sempre salda. Qui abbiamo appunto delle bellissime incisioni di Hébert sulle Servarol. Ritorno adesso alla descrizione del percorso iniziale di Coleman, citando le esaltanti parole di Ippolito Taine sul paesaggio. Quel che vi è di più affascinante qui è quello che si incontra camminando senza aspettarselo. Qui vedete una bellissima immagine del lungo fiume e in alto, giusto appunto, Santa Scolastica ancora. Questa è un'incisione di Dei inglese. A seguire, niente di più formidabile di questi enormi monasteri, questi palazzi squadrati, che si stagliano isolati nella loro inattaccabile massa come una fortezza in una città assediata. Tutte e tre le slide sono giusto appunto sempre dello stesso artista di Dei e qui venivano rappresentate Santa Scolastica e quest'ultima rappresenta la Rocca vista dal percorso che si viene dal Viale della Repubblica. Le affermazioni dei Viatores, in particolare quelli del Grand Tour, attestano quella strenua ricerca della quiete, della salubrità del clima, delle ricche occasioni culturali e storiche, degli esaltanti stimoli artistici, di quel paesaggio umbratile e luminoso allo stesso tempo, ricercato fin negli anfratti più nascosti e segreti dei boschi primigeni, e delle fonti incontaminate, come il laghetto di San Benedetto, in quello straordinario mutare delle stagioni che solo il bel paese poteva offrire loro, riempiendoli di stupore di fronte ad ogni entusiasmante scoperta. Qui abbiamo un'incisione di sempre il laghetto di San Benedetto con Dei. Il percorso Coleman offre tutto questo. C'è il fascino del paesaggio antropico evidenziato dalla Villa Nenopriana. Persino un rudere può dare testimonianza del luogo e fungere da stimolo per un'idea. C'è il fascino spirituale del paesaggio evidenziato dai monasteri benedettini,
che ogni cosa orienta alla gloria di Dio. Qui immaginate che Bourgeois l'ha immortalato lì su in alto in mezzo alla roccia. Infatti, così si esprime Francesco Petrarca nella De Vita Solitaria, arrivando a Subiaco, al Sacro Speco. Lo considera paradisi limen, il limite del paradiso. E una tradizione diffusa a Subiaco ritiene che, essendosi seriamente ammalata la madre di Ungaretti, con la moglie lui sia venuto a piedi in pellegrinaggio a Subiaco per pregare, e a Subiaco avrebbe composto la sua più nota poesia, La Madre. Immaginate che fascino poteva suscitare con ambienti come questo, che è la Scala Santa all'interno del Sacro Speco. Infine, c'è il fascino incantato dei pittoreschi borghi medievali che sui quali sembrano svettare verso il cielo. Qui abbiamo un'altra veduta appunto della rocca e si vede sottostante il borgo. Poi abbiamo il paese visto da lontano, in questo caso abbiamo l'edicola del Salvatore, sullo sfondo una Subiaco sognante. Vedete sempre l'arroccamento della rocca, il declinare delle case che sembra veramente che voglia arrivare al cielo. Qui abbiamo una bellissima incisione di Frommel, per cui abbiamo due, una a colori e in questo caso quella bianca e nero. E continuando la carrellata, certamente non esaustiva di descrizioni legate al paesaggio su Piacenza, citiamo anche quella del conte di Montalembert. A 50 miglia a ponente, e in questo caso penso che si siano sbagliati perché noi siamo a Levante di Roma, in quel gruppo di montagne dove l'Anio scava la gola profonda che separa la Sabina dal paese abitato in antico dagli Equi e dagli Ernici, il viaggiatore, risalendo il corso di questo fiume, giunge ad una specie di bacino che si dilata tra due enormi mura di massi e donde un'onda fresca e limpida scende giù di cascata in cascata fino a un luogo detto Subiaco. Queste sono sempre incisioni di Coignet. Non possiamo dimenticare il Gregorovius, qui siamo nel Settecento, che percorrendo la via che giunge a Subiaco il 13 agosto 1861 annota la seguente descrizione nei suoi diari romani. Questa è una delle parti più selvagge che si possa vedere. La vista è dappertutto splendida, sui monti di Subiaco, Cervara, Rocca Canterano e Santo Stefano. E qui abbiamo un'incisione di Edgar Lear, inglese. Questo è l'ingresso di Subiaco. Gentilmente, se si può ritornare nella precedente, volevo far vedere, quello era l'ingresso di Subiaco, quello che, dalla Contrada Sant'Angelo, quello che noi conosciamo come Contrada Sant'Angelo. Andando avanti, possiamo citare invece il testo di Fabio Gori nel suo Viaggio pittorico antiquario da Roma a Tivoli e Subiaco. Potrebbe essere questo più vicino al nostro sentire. E cito testualmente le sue parole: nell'ultimo recinto la veduta è teatrale. Digrada la città nella mena vallata che, messa ovunque a viti e a opprimieri, offre all'occhio il colore di cui meno si stanca e lo spettatore convince non esservi agricoltori più industriosi e infaticabili dei sublacensi. E qui ci sta bene anche questo complimento ai sublacensi, che sono industriosi, soprattutto abili lavoratori. Dopo aver maggiormente imbiancate le sue acque, ritorniamo alla slide successiva, troviamo l'isola degli Opifici. Si calma il fiume e, serpeggiando nell'alveo da spessi salici ombreggiato, gli dispiace abbandonare la pianura riposo alle sue lunghe fatiche tra le rupi. Qui appunto abbiamo quello che era il ponte di Sant'Antonio, che adesso è stato sostituito dal ponte in ferro, ma inizialmente c'era il ponte di Sant'Antonio. Qui, andando avanti, il fiume supera gli Opifici e ci troviamo al di sotto di quella che è la concattedrale di Sant'Andrea. Quindi, restringendosi, i monti, facendo vedere le loro posizioni di bianco e di azzurro colorate dal sole, il sol pennello potrebbe si avvicinare a descrivere le due montagne dirupate gigantesche, le quali paiono divise come Calpe d'Avila. Qui decisamente fa riferimento a quelle che sono le colonne di Ercole presso Gibilterra, da una lunga inondazione del mare. Su per le aspre pendici si affaccia dietro un bosco il celebre Sacro Speco, e vedete su in alto si vede anche appena il boschetto del Sacro Speco, che è più scuro rispetto alla montagna. Al di sotto, ove sta piantato il monastero di Santa Scolastica, aveva a principio la villa neroniana. E così termino la citazione appunto di Gori.
avvicinandoci ai nostri giorni, dobbiamo ricordare e non possiamo dimenticare Antonio Fogazzaro, che nella sua opera Il Santo ci ha fornito descrizioni paesaggistiche così suggestive da restare ancora oggi l'esempio letterario più attendibile per descrivere la nostra terra. E arriviamo a descrivere Subiaco, l'aguzza catasta di case e casupole grigie che si appunta nella rocca del Cardinale, si era velata di ombra. Non si muoveva fronda degli ulivi affollati a tergo, della villetta rossa dalle persiane verdi, ritta in testa dello scoglio tondo cui la pubblica via cinge al piede. Andiamo avanti. Erano le 7:15. Nella conca bella che l'aniene riga, le campane suonavano. Prima la grossa di Sant'Andrea, e voi vedete che sulla sinistra si vede Sant'Andrea, poi le querule di Santa Maria. Chiedo scusa, ma mi sono. Poi le querule di Santa Maria della Valle e in alto, a destra, dalla chiesetta bianca, presso la grande macchia, quelle dei Cappuccini, poi altre ancora lontane, lontane. I due uscirono sul breve piano erboso che porta a umili avanzi delle magnificenze neroniane. Qui ci troviamo proprio in prossimità della villa di Nerone. Incontra ad archi sperduti nel carpineto selvaggio dell'altra sponda. Membra un tempo delle uniche terme cui ora divide in profondo il pianto dell'aniene. Sopra quegli archi era la dimora del prete diabolico e delle peccatrici insidianti ai figli di San Benedetto. Ai bagni di Nerone presero la mulattiera che entra nella stretta gola verde risalendo la destra dell'aniene. Si lasciarono a sinistra in alto Santa Scolastica, il Sacro Speco, la casa del Beato Lorenzo. Sostarono a riposare sul prato di San Giovanni. Il Beato Lorenzo, oramai bianco sotto lo scoglio ferrigno, li guardava alle spalle dall'alto. E qui vedete come appunto il percorso si insinua nella gola e va verso Ienne, ed è, mentre invece le rovine che vedete sulla destra sono appunto quelle che cita essere stato il punto in cui le peccatrici insidiavano i figli di San Benedetto. Mi avvio alla conclusione. Termino questa sorta di viaggio nella memoria, nella speranza che noi tutti possiamo essere cittadini responsabili, capaci di riconoscere ciò che deve essere salvato, impegnati per una rinnovata educazione all'arte, non più circoscritta alla storia e alla critica delle immagini dei musei, ma intesa come formazione estetica, con attenzione a quei valori che oggi definiamo culturali e ambientali. Salviamo il paesaggio, i nostri monumenti, le nostre tradizioni dalla cupidigia, dall'insensibilità, dall'indifferenza, dall'aridità di alcuni che operano sul TTO senza tener conto della sua stessa bellezza. Ecco, un primo tentativo di risposta noi vogliamo darvelo. Potrebbe essere quello di favorire nuovamente la presenza nel Sublacenze di artisti provenienti un po' da tutto il mondo. Voglio rivolgere un invito proprio a quelli che sono al nostro sindaco e ai nostri amministratori. Auspicare questo confronto cosmopolita, favorire con messaggi provenienti da diverse culture questo rapportarsi a modalità pittoriche e artistiche differenziate che confluiscono in un luogo così particolarmente attraente e attrattore, potrebbe essere veramente una rinascita per il nostro territorio. Vorrei ringraziarvi per l'attenzione e concludere. Spero di non avervi tediato perché chiaramente mi sono un pochino articolata per poter rendere più lineare questo discorso e anche più costruttivo. Mi sono industriata come ho potuto per darvi lo spunto a intraprendere un viaggio quasi fossi degli spettatori un po' privilegiati alla riscoperta del nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. E termino con una citazione. È un viaggio perché la natura è un libro. Chi non affronta il viaggio rimane alla prima pagina. Quindi l'invito è armiamoci, partiamo, non partite, e partiamo. Vi ringrazio per l'ascolto e arrivederci a presto. Buonasera.